ciao, la lodetta in mezzo al padre. Poi quando è morto, una casa, la casa padronale ha lasciato a uno dei figli. L'altri tre figli chiaramente sono divisi i pezzi e su un ettaro ognuno ha costruito la casa sua. Ma perché però se l'hanno costruita? Però, sì, ho capito, però adesso... L'hanno costruita per il semplice fatto che all'epoca quando sono state costruite queste case non c'erano tutte queste case come oggi, perché poi sono subentrati una speculazione edilizia che pure i calzolai si sono messi a fare i costruttori e hanno buttato tutti questi appartamenti sul mercato e oggi vorrebbero abbattere le case nostre per far commercializzare i loro appartamenti. Allora, quanto che praticamente sono state fatte queste case di necessità, perché non si trovavano gli appartamenti in affitto e se si trovavano costavano come costavano, e poi uno un po' alla volta a investire su questo qua, perché sono periferie nostre, non sono grandi estensioni di agricole, quelle per l'altro che sono portate con codesse. Questo qua pure dovrebbero tenere conto le leggi quando. Questo hanno detto gli architetti nella riunione del 19, che possiamo, come qua in provincia, considerare le nostre aree come periferia urbana, perché ormai siamo diventati la periferia. E il piano regolatore di Velletri, se anche se gli architetti lo andassero a vedere, noi abbiamo fatto esattamente questa operazione, cioè nelle vigne. Abbiamo riconosciuto una serie di destinazioni specifiche per quella realtà di Velletri, che è un caso a parte, no? Perché lì è tutta un'area, un'estensione di territorio molto grande, molto vasto, c'erano tutte le vigne in particolare, le attività, e quindi chiaramente poi è avvenuto questo fenomeno. Quindi il problema è quello, nel piano regolatore è stato provato a trovare il modo per riconoscere questo discorso delle periferie urbane. Cioè di considerare, quindi, tant'è che è stata fatta una classificazione specifica C6 proprio del piano regolatore generale, proprio per cercare di comprendere queste situazioni qua che la mia prima. Ecco appunto, questo è stato poi quello che hanno detto. Nel senso che dice, no? dopodiché sono stati fatti questi costruttori, il primo è cominciato, io mi ricordo bene, nell'80, 85, primo fu fatto dalla regione Lazio nell'80, poi fu annullato. Però nell'80 non è il condono, è la legge 2880, quella che consente ai comuni, la regione Lazio l'ha fatta prima che venisse fatto il condono della Lazio nazionale, ma non per lo strumento del condono, perché la regione da sola non poteva fare, ma dicendo ai comuni: guardate, sappiamo che ci sono situazioni di abusivismo, cioè di case costruite spontaneamente, perimetrate, fatele diventare città, cioè nel senso dategli una destinazione urbanistica edificabile. E questo è l'85. Sì, il problema è l'80, questo è l'80. Poi dopo viene il condono, però il problema è che i comuni, cioè dall'80 quanti anni sono passati? Il 37. Appunto. Però diciamo poi.